Reduce dalla preziosa vittoria con Calzedonia Verona, la Chiene Padova si è ritrovata a Villa Tacchi di Gazzo Padovano per brindare al Natale e scambiarsi gli auguri non solo di buone feste, ma anche di buon auspicio per le tre partite in programma da qui alle festività. Presenti non solo giocatori e staff tecnico, ma anche i numerosi partners e tutti coloro che fanno parte della grande famiglia bianconera. Una serata sicuramente riuscita, merito anche dell'impresa compiuta domenica scorsa e che fa ben sperare per il proseguo della stagione. Mi aspetto di continuare a vedere la grinta che i ragazzi hanno avuto domenica sul campo. Dico che ogni partita che andiamo a fare, andiamo a fare una partita per portare a casa punti e non per difenderci dalle squadre forti. Noi andiamo in campo convinti che possiamo fare punti. Questo è quello che io mi aspetto dai miei ragazzi. E per quanto riguarda l'esito di un campionato difficile e spesso sorprendente nei risultati quanto quello attuale, l'obiettivo, alla luce delle gare giocate, resta il raggiungimento dei play-off. Puntiamo sicuramente a cercare di raggiungere l'ottavo posto, che è quello che ci dovrebbe portare a giocarci poi i play-off, anche perché è vero, questo è un campionato molto duro, pieno di campioni, un campionato d'eccellenza, perché ci sono i migliori giocatori al mondo che giocano in Italia quest'anno. E è vero che è più duro, però è anche vero che è un bel campionato.